Cosa prende? Usa l'immaginazione. Succo? È sconsigliabile. Un caffè? Chiedilo a chi ne sa più di te. Cosa? Sei troppo coinvolto per capire. Filippo, vieni! Dai, Filippo, su! Scusalo, ma quante volte ti ho detto di non parlare col nuovo personale? Ma sto prendendo solo un caffè. Sì, vabbè, dai, su! Ma alla fine, puoi coprirmi per i turni di questi giorni? Il tempo porta consiglio. Sì. Senti, Filippo, io lo so che per te è difficile. Hai sempre lavorato dietro una scrivania, senza la gente, ma chissà, magari questa sarà un'occasione per riscattarti. La chiave sarà la collaborazione. Lo vedi? E poi questo è un bel lavoro. È divertente, stimolante. Ti costerà fatica farlo. Puoi farlo più tardi. Mai. Filippo, Filippo, vieni, dai. Ti faccio vedere come si fa un check-in, così dopo lo fai da solo. Allora, guarda, devi scrivere qui. Doppia per Gavina Picciceddu. No, è Picciceddu. Picciceddu? Picciceddu. Ah, ma il signor Picciceddu è suo padre? Sì, mio padre è quello che ha il caseificio più famoso della sala. Come no, come no. Grazie. Prego. Allora, io adesso me ne vado e ritorno fra 3-4 ore. Allora, come sta andando questo primo giorno? Che c'è, oggi è uno di quei giorni in cui non puoi parlarmi? Osa. L'altro giorno ho visto un tramonto in mezzo al lago e un cigno che spiccava il volo. Ho pensato a te. L'altro giorno ho fatto una passeggiata nel bosco. Ho visto uno scoiattolo, ma era uno scoiattolo timido. Sai, appena mi avvicinavo si allontanava, però appena mi allontanavo lui veniva da me. Ho pensato a te. Fai ancora quella collezione un po' strana di... scarpe? No, sono zoccoli olandesi. Zoccoli olandesi. Beh, ieri ho visto una signora anziana con uno zoccolo olandese. È strano, come fa a piacerti? A me piace lo zoccolo olandese, è elegante, molto comodo. È molto bello. Il lago in questi giorni è splendido. Mi piace molto il lago. Mi ricorda la storia che mi raccontava mia madre, del dio del lago che esaudisce i desideri di chi non ha il cuore di realizzarli. Questa volta è passata addirittura una settimana prima che ci parlassimo. Quanto pensi che durerà questa storia? La cosa migliore non è sempre la più ovvia. E adesso devo tornare da mio fratello. Ti va di fare una passeggiata nel bosco? No. Ti va di fare una passeggiata nel bosco? Assolutamente. Sono molto contenta di fare una passeggiata con te. Ti piace? Risparmia le energie. Sei tu che parli oppure è quel peso morto? Sei troppo coinvolto per rispondere. Perché continui ad evitarmi? Beh, metti tutto nero su bianco e avrai la risposta. Vuoi che io parta? Vuoi che torni a casa mia? Forse fra un anno. Davvero? No. Tu mi ami? Questa è una domanda banale. Tu mi ami? Tu mi ami?
indispensabile! Sei indispensabile! Non ha importanza. Troverai degli ostacoli da superare. Sei mia! Mi ricordava mia madre quando mi raccontava del dio del lago. Esaudiva i desideri di chi non aveva il cuore di realizzarli.